Interessante cercare di capire un po', ma il primo missionario, letto malissimo, guardate, non avete l'idea di come abbiamo ridotto Paolo. Ma finalmente c'è la novità da dove viene? Prima di tutto è importante che la comprendiate. Prima di tutto, oggi gli studi su Paolo son talmente fini, guardate con i mezzi che abbiamo oggi, per esempio, la prima cosa fondamentale che è venuta fuori è le lettere di Paolo, ne abbiamo 14. Oggi tutti concordano che solo 7 sono autentiche. Il resto è una roba che dobbiamo vedere dopo Paolo. Non che non siano della Bibbia, che non siano, ma non possiamo partire da quelle lettere per ragionare su Paolo. Se voi vi leggete Colossesi, per favore, dove è detto che schiavo, obbedisci al tuo padrone come obbediresti al Signore, rimani subito lì. E abbiamo letto la lettera a Filemone senza capire quello che Paolo stava dicendo. E capite subito, Paolo a Filemone sta dicendo una cosa grossa, lo vedremo. Notate, è importante prima di tutto solo 7 lettere, siamo sicuri che sono sue. Secondo aspetto fondamentale. Gli studi soprattutto di cito Sanders, ma anche Caseman e altri, hanno finalmente ci hanno aiutato a capire che Paolo non ha nulla di greco come pensiero, è un ebreo, pensa da ebreo, parla da ebreo, ma usa il greco che ha imparato a scuola per esprimersi, ma è ebreo, profondamente ebreo in tutti i suoi termini. Terza cosa fondamentale è che oggi abbiamo una ricchezza sull'impero romano storiografica straordinaria, soprattutto grazie agli americani. Buona parte di questi studi sono oggi vengono dagli Stati Uniti, a ricerca americana, che fra l'altro è una ricerca, provate a pensare ai servizi che rendo internet. Gli studi, notate che tutte le università, non è come in Italia, hanno il Dipartimento di Studi Religiosi, quindi finanziati a non finire questi, e i professori hanno delle possibilità straordinarie. Oggi abbiamo una conoscenza dell'impero romano a livello storico straordinario. Gli Stati Uniti sono, guardate, stanno leggendo l'impero romano con un'attenzione perché hanno paura di finire come è finito l'impero romano, ecco perché lo stanno studiando. Una delle grandi domande loro, degli americani, è come ha fatto Roma con solo 28 legioni, ogni legione sono 6.000 soldati, a difendere un impero così vasto, senza i mezzi tecnici e tecnologici che abbiamo noi oggi. Studia, non avete l'idea come studiato a livello militare, a livello proprio perché gli americani sono appassionati. Finalmente abbiamo ricollocato Paolo nel contesto imperial romano. Cambia tutto. Le lettere di Paolo non sono lettere dogmatiche, sono tutte lettere pastorali. Adesso lo vedremo. E poi c'è la ricchezza straordinaria dell'archeologia. Non avete l'idea di quanta roba ci sta dando, aiutando a capire questi testi, la ricerca archeologica, scavi come Pompei, come non so io, ma ovunque, cioè, sono scavi veramente incredibili, stanno rivoluzionando le stesse testi, libri di storia, eccetera. Questo per dirvi quello che ci sta dietro, la ricerca immensa oggi su Paolo. Cos'è che è avvenuto? Allora proviamo a cercare di capirlo. Paolo non è un personaggio molto semplice. Lui nasce in Asia Minore, Tarso. Nasce da una famiglia ebrea, una famiglia benestante che può permettergli di mandarlo a scuola. Studia retorica, studia greco, studia un po' tutto quello che poteva studiare. Poi, essendo una famiglia ebraica, hanno detto no. È importante che si radichi anche nella Torah e lo mandano a Gerusalemme. Paolo deve essere nato grosso modo fra il 5 e il 10 dopo Cristo, circa 10 anni dopo di lui. Notate, viene a Gerusalemme quando Gesù è già morto. Paolo non ha mai incontrato Gesù, Gesù storico, chiamiamolo. Viene a Gerusalemme, studia dopo la crocifissione di Gesù. Studia per vari anni e
E lì diventa un rabbino, fa parte della tradizione farisaica, durissima l'interpretazione della legge, eccetera. E lì diventa uno zelante per la via e la strada, come si chiama, dei padri, così la chiamano i Galati, con una durezza e direi una... ma non che fosse un uomo violento, è la violenza sacra in fondo che Paolo porta avanti, è la realpolitik, noi diremo oggi. Notate che a Gerusalemme scopre che ci sono queste questa setta, e sembrava praticamente una setta ebraica, che riconosceva in Gesù di Nazareth, crocifisso dall'impero, ma vivo per questa setta, risorto, incomincia a scoprire questa setta, dice cosa? E Paolo incomincia a capire il problema. Il problema è grosso e Paolo lo intuisce molto bene. Qui c'è una setta in pieno impero romano, adesso tenterò di presentarvi quello che è l'impero quando entriamo adesso in Paolo. C'è una setta che dice che una persona, Gesù di Nazareth, giustiziato giustamente dall'impero, come malfattore, come criminale, come sobillatore, e dice che Dio invece lo ha risuscitato. Ma cavoli, questo non farà altro che tirare i fulmini e le saette sul popolo ebraico. È meglio che eliminiamo queste comunità per salvare il popolo. Notate la realpolitik, Machiavelli. E certo che è violenza sacra, null'altro. Ma non perché quest'uomo fosse cattivo o altro. Notate che Saulo, Paolo, i due nomi sono, in ambiente romano usava Paolo, in ambiente ebraico usava Saulo, sono equivalenti, come avviene oggi in Sudan per i cristiani, puoi avere un nome cristiano, un nome arabo, è tranquillo, proprio Saulo, Paolo. Saulo va a Damasco in cerca di, se anche lì ha sentito che ci sono queste comunità, si stanno propagando, sono arrivati a Damasco. E sulla via di Damasco, non sappiamo se a Damasco, se sulla via, che cosa è avvenuto, ma lui cos'è che ha questa esperienza fortissima del risorto. È fondamentale capirlo questo. Paolo a un certo punto della salita capisce una cosa. Capisce davvero, ecco l'incontro con il risorto, ed è importante il risorto, la vita, è dominante in tutta l'esperienza paolina. Paolo sente questa forza sconvolgente di questa persona che lui stava perseguitando nelle comunità cristiane, che invece questo crocefisso dal Tempio da Roma è vivo. È un qualcosa, guardate, che davvero lo sconvolge radicalmente e incomincia a capire, ecco la conversione paolina, incomincia a capire la violenza sacra che lui e quanto ha sbagliato. Notate, c'è pochi testi, io vi auguro che chi può lo legga, Liberare Paolo di Eliot, che è uno di quelli che hanno aperto questa strada e stanno aprendo la strada su Paolo, è uscito adesso il suo commento ai Romani, dice: se Dio aveva risuscitato Gesù dai morti, allora una logica del tutto diversa, la legge della vita, era penetrata nel regno della morte con il suo invincibile potere. Ora un diverso realismo si impossessò della mente di Paolo. In seguito le sue lettere mostreranno chiaramente che egli comprese la risurrezione di Gesù non come un evento isolato, ma come primizia di coloro che sono morti. Notate, morte violenta per Paolo. Perciò egli conobbe anche che tempo era, il tempo di svegliarsi dal sonno, il tempo che ormai si è fatto breve, passa la scena di questo mondo. In base a tutto questo, Paolo non era lontano dalla credenza dei messianisti. Secondo lui, la crocifissione e la risurrezione dell'uomo giusto Gesù era il destino del Messia di Dio e quindi che Dio aveva scelto di ricapitolare l'esilio e l'oppressione di Israele, un popolo martoriato. Dio in fondo in questa carne
direi martoriato di questo crocifisso, c'è tutta la storia tragica del suo popolo crocifisso, e che quindi in questa carne martoriata c'è tutto l'esilio di Israele, c'è tutta l'oppressione da parte di Roma di Israele nella carne torturata del suo Messia, realizzando così la piena redenzione di Israele. Se Dio ha risuscitato un corpo trafitto dal ferro romano, una vittima giustiziata come nemica della pace romana e così sottomessa alla tormentata storia del suo popolo, allora il calcolo della violenza sacra che aveva fatto apparire quell'esecuzione capitale una terribile necessità, il calcolo che aveva motivato la persecuzione della Chiesa da parte di Paolo, era annientato per sempre. Perciò in seguito Paolo avrebbe cantato: la morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo punciglione? Il Dio di Paolo diventerà il Dio del crocifisso risorto, ma il Dio di tutti i crocifissi, il Dio che sta da quella parte. Paolo capisce in questa sua conversione lo sbaglio radicale della sua vita, di avere, cioè, fatto che cosa? Usato la violenza in nome di Dio per far fuori questa setta, per salvare il suo popolo. È violenza sacra a tutti i livelli, come era stata quella di Gesù. È meglio che muoia un uomo, Gesù, dice Caifa, piuttosto che tutta la nazione. È la violenza sacra che costantemente domina nella storia. E questo è il grande momento, direi, di Paolo. Guardate che questo senso di vita, di risurrezione, è talmente radicato in Paolo che farà di lui davvero il testimone del risorto. Ma non solo di Gesù, ma Gesù per Paolo è solo la primizia, perché Dio per Paolo non può far altro che dare vita. Lo vedremo adesso sui concetti. Notate, questo è il punto radicale, come è avvenuto poi questa, notate che noi siamo molto bravi a inventare fantasie. Tutto Paolo è sempre visto che cade da cavallo, ma nessuno ha mai messo un cavallo, neanche Luca mette un cavallo. Non sappiamo neanche, come Paolo dice in Galati, quando Dio si è compiaciuto di rivelarmi, dopo che mi aveva scelto fin dal seno di mia madre, di rivelarmi il suo figlio, e null'altro. Come questo sia avvenuto, può essere stato un cammino per Paolo, ma è stato un incontro profondo che deve aver fatto con Gesù di Nazareth, il risorto. Questo gli permette, da quel passaggio a Damasco, dove lavora e poi dovrà scappare, e poi il suo passaggio soprattutto ad Antiochia, dove per la prima volta Paolo incomincia a tradurre la sua grande intuizione. Notate che Paolo è un ebreo, e gli ebrei, i pagani, erano impuri, porci. Non potevi neanche sedere a mensa con loro, non potevi neanche entrare in casa loro, perché diventavi impuro. Lentamente Paolo, il convertito, incomincia a capire che questo Dio della vita lo sta chiamando a qualche cosa. A chi? A portare l'annuncio del risorto. A chi? Alle etne, alle nazioni conquistate da Roma. Porta la vita in un regno di morte, e lo porta prima di tutto ad, ecco, il grande passaggio della comunità d'Antiochia, dove Paolo accetta nella comunità ebrei e pagani che vivono e mangiano insieme. È la nascita di una nuova comunità, di un nuovo mondo che Paolo, perché Dio non può avere divisioni fra popoli, lo manda ai popoli, lo manda alle etne. E qui l'altro passaggio fondamentale in chiave missionaria: Paolo è stato capace, guardate in chiave missionaria è fondamentale, di spaccare l'esperienza ebraica di Gesù, di tirar fuori questa esperienza dal mondo, dalla cultura semplicemente e solamente ebraica, perché altrimenti la Chiesa sarebbe diventata una setta ebraica, lo distacca e lo riesprime questo messaggio in altre culture.